Amici di casa Massi Bevel, buongiorno e bentornati alla rassegna Flash. Fiducia al governo apre il giornale. Via l'IMU, fatto, casa, fisco, aiuto, imprese e lavoro. Guida Letta, ma la rotta è quella di Berlusconi, il cavaliere vicino alla presidenza della convenzione per le riforme. E poi a pagina 3 il giornale racconta il peso delle tasse: 4 miliardi sono quelli a carico del congelamento dell'imposta sulla prima casa, 2 miliardi e mezzo l'aumento delle esenzioni da 200 a 600 euro, 3 miliardi l'esenzione per i redditi ISE inferiori ai 15 mila euro. E 8 miliardi della cancellazione e restituzione dell'IMU sulla prima, dell'imposta sulla prima casa. Ovviamente dovranno trovarsi le coperture finanziarie. La squadra di governo invece è pronta a partire. 9 sono i ministri assegnati al PD, 6 quelli del PDL, 3 ai tecnici di Scelta Civica, 1 per l'UDC, 1 per il Partito Radicale e 1 per Scelta Civica. Per quanto riguarda invece la Repubblica, abbiamo pagina 4 dedicata alla strana coabitazione PD-PDL tra pacche sulle spalle e pizzini. Gli ex nemici si invitano a pranzo, la prima volta delle larghe intese a Montecitorio. Successivamente invece abbiamo un riferimento alla linea economica. IMU, a giugno non si pagherà, revisione per la TARES. Il governo ridisegna le tasse, ma per la seconda casa può scattare la stangata. Gazzette del Mezzogiorno, fascicolo provinciale interno, Casa Massima. Periferia, dice la Gazzetta, dal Covent Garden, SOS furti e degrado. I residenti non ce la facciamo più. Andando sempre su Gazzetta Sport, Sud-Est, la stagione è perfetta. L'eccellenza, sì, un miracolo. Palmisano partì dalla prima e oggi urla, un trionfo che dedico a me stesso. Ricordiamo che la squadra è passata dalla promozione all'eccellenza e che a guidarla è la famiglia casamassimese Palmisano. Marcia inarrestabile, 82 punti e una sola partita persa per la Sud-Est, appunto. Andiamo invece in chiusura all'interno, fascicolo economia della Gazzetta, Aereo Made in Monopoli, leader mondiale nel 2013. Premiato il Black Shape Prime, velivolo biposto in fibra di carbonio. Siamo da te, Francesca. Sì, sempre Repubblica, al suo interno tratta dell'attentato di Roma perché ci sono degli sviluppi. L'attentatore disperato in carcere, non potevo più mantenere mio figlio. Si aggravano le accuse, triplice tentato omicidio, IPM, non è pazzo. D'altro canto invece abbiamo le dichiarazioni della figlia del brigadiere ferito. Io vicina a papà che lotta per la vita, mi sono licenziata per stare con lui e ora non perdono chi gli ha sparato. Le lacrime di Martina, il brigadiere, salvatemi, non posso lasciarla sola. È chiaro il riferimento alla morte 2 mesi fa della madre, rispettivamente della madre e della moglie del brigadiere. Intervista tra l'altro in TV al bimbo undicenne co che condanna l'ordine dei giornalisti. Il figlio undicenne di Preiti, assediato da giornalista intervistato. Quando le immagini del piccolo ripreso di spalle scorrono in TV, divampa la protesta del pubblico. Il presidente dell'ordine dei giornalisti, Enzo Jacopino, lo giudica un modo di fare informazione estraneo alle regole. E su questo chiediamo il commento di Michele Fiermonte sulla questione dell'intervista al ragazzo di 11 anni. Beh, è chiaro che è una non solo violazione alle regole, ma proprio a livello proprio di etico, no? Non si può incidere sulla psiche di un ragazzino proprio piccolo, mettendolo, diciamo, alla ribalta nazionale, tra l'altro, per un evento così grave di cui lui non è assolutamente protagonista e che, non è, e che può marchiarlo anche per tutta la vita, insomma. Per cui non è stato assolutamente opportuno, al di là delle regole, un minimo di sensibilità. Ma oggi purtroppo si va più alla ricerca della notizia gridata, e anche la politica a volte è più gridata che non praticata nella mediazione nel buon senso. Bene, grazie Michele Fiammotta questa mattina in nostra compagnia. Ringraziamo Occhio Grosso per averci offerto la lettura dei quotidiani. L'appuntamento è domani mattina. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.